Lei è nata in un'epoca lontana, ancora sana, ed è stata educata a vivere di poco, di sacrificio e di rispetto per tutti e per tutto. Poco comprende le cose moderne, ha vissuto il passaggio di generazioni e di epoche tanto diverse quanto lontane, ed ha visto svanire il senso del sacrificio per far posto agli agi e alle comodità di oggi. Un giorno, un mese, un anno e poi due, e poi 100. E poi l'anello di congiunzione con un tempo lontano, quel che rimane di un passato che diventa presente grazie a lei. Tutti noi, felici di avere tra i cittadini rocchesi una donna come lei, le auguriamo di continuare ad essere un esempio di longevità, di tenerezza intrinseca alla sua età, di amore protratto per la vita, per la famiglia, per se stessi. Le auguriamo un compleanno felice, circondata dai propri affetti e da quei tanti ricordi che custodisce nella sua memoria, che speriamo sia ben salda in quel tempo felice, fatto di poco, ma che donava quei valori veri e profondi nei quali lei è cresciuta e che ancora vivono in mezzo a noi. Auguri di cuore. Uno studioso del calibro di Ansel Casey si trasferì nel Cilento per studiare i segreti della dieta mediterranea che rendeva longeve le persone di questa terra. Ed un esempio di grande longevità è nonna Filomena di Rocca d'Aspide che proprio oggi compie 100 anni. Nonna, qual è il segreto per arrivare a questa bellissima età? Non lo so, non ho sentito qualche modo male, e qualche modo bene. E giù camminato, giù lavorato, e ci fa. Nonna, che lavori avete fatto? Siete andata nelle terre? Nella terra. Che cosa vi piace mangiare? Gli mangio tutto. Come Mangio tutto. si vive a Rocca d'Aspide? Rocca d'Aspide ho vissuto bene. Dopo morto mio marito, sta facendo male, male. Mia figlia mi vuole bene, mio genero mi vuole tutto bene. Lucia Scorziello, unica figlia di nonna Filomena, che mamma è stata e che mamma è nonna Filomena? È stata una mamma brava, onesta e tutto. Prima con la nonna parlavamo dei lavori di un tempo, quanto si è sacrificata nonna Filomena? Tanto, tanto, ha lavorato sempre nella terra e papà andava pure al lavoro. Una mamma che tutt'oggi dimostra la sua presenza nella vostra vita, una mamma molto presente. Sì, molto sempre presente. Che nonna è nonna Filomena? Beh, sicuramente è una nonna molto molto speciale per noi, perché comunque è stata sempre presente, ci vuole bene a tutti, quindi veramente, che dire, è arrivato un traguardo che per noi veramente è una cosa che ci rende veramente felici, quindi gli vogliamo bene, è stata veramente una nonna speciale, speciale. Tanti sacrifici, ma anche tanti bei momenti trascorsi insieme a nonna Filomena. Sì, tantissimi, perché da quando eravamo piccoli, da sempre, lei quando stava a Rocca, la domenica, noi eravamo lì sempre presenti, andavamo a trovarli, e lei ci aspettava sempre col sorriso, sempre disponibile con tutti, quindi con tutti i suoi nipoti, quindi è veramente una nonna speciale, veramente speciale. E sicuramente anche mia sorella, che purtroppo è venuta a mancare, non c'è più dal cielo, gli è vicina, lo sentiamo anche noi. Quindi, poi c'è Carmine, l'altro suo nipote, che sicuramente gli vuole un bene dell'anima e niente, siamo felici, felici, felici. Assessore Antonio De Rosa, lei ha avuto modo, oltre che come amministratore, proprio personalmente di conoscere nonna Filomena, un pensiero su questa centenaria di Rocca d'Aspide. Sì, io ho avuto la fortuna di conoscere perché viveva a Serra insieme al marito, zio Pasquale, persone umili, lavoratrici, e il senso della famiglia, l'unità della famiglia. Ho conosciuto la figlia Rosa che vive qua, che spesso ho visto e incontrato, persone speciali. Noi siamo orgogliosi come amministrazione e speriamo in bene che questa vita lunga che sta vivendo sia per tanti altri di noi e altri.
Francesca Mauro, assessore alle politiche sociali di Rocca d'Aspide, unitamente all'assessore Antonio De Rosa, ha deciso di onorare nonna Filomena, una centenaria che alza il tasso di longevità di Rocca d'Aspide, un momento di grande gioia per gli amministratori di questo comune. Certo, è una cosa che fa piacere a tutti, che ci dà anche quel motivo di conforto, di ben sperare appunto. E quindi siamo venuti di persona portando anche gli auguri del sindaco. L'abbiamo fatto attraverso una lettera dove abbiamo espresso tutta la nostra gioia, la nostra gratitudine anche per una donna così che ha passato forse anche tante, troppi dolori anche, ma che oggi gioisce con un sorriso, ci aspettava felicissima di questo momento che per noi è stato veramente importante.